A chi serve Tupassi e chi può utilizzarla? Tupassi si basa sul concetto dell'appuntamento, quindi serve per risparmiare tempo e fondamentalmente serve a due gruppi di soggetti, a coloro che erogano i servizi, quindi i comuni, le aziende, che hanno bisogno di non perdere tempo nell'erogazione del servizio, quindi ottimizzare l'impiego delle proprie persone e dei propri strumenti, ma serve anche ai cittadini, serve alle persone che devono ricevere questi servizi, che ci devono andare e che vorrebbero non perdere tempo perché hanno altro da fare nella vita. Come ti è venuta l'idea di realizzarla? Beh, la presenza delle file è sempre qualcosa di fastidioso per tutti. Io ho un motivo in più per non sopportare le file perché ho fatto un incidente un po' di anni fa e effettivamente non riesco a stare in piedi più di tanto. Ogni volta che devo andare a un museo e mi tocca stare in fila perché se esco dalla fila perdo il posto, se non faccio finta di avere le stampelle non ci credono che mi fa male le gambe, io mi trovo in difficoltà. E allora mi sono detto, ma è possibile che non c'è un modo più civile di stare insieme, di andare ai musei? Quindi ho detto, forse bisogna trovare un modo per cui tu passi. Come hai costruito il progetto per farla? Dopo averci pensato e sperimentato e fatto un po' i conti con l'esperienza, mi sono messo d'accordo con degli amici, dei professionisti, degli informatici, ma non solo, anche una persona che veniva da una cultura completamente diversa, una persona che ha fatto filosofia con indirizzo psicologico, quindi abituata a gestire i rapporti con le persone. Quindi ci siamo messi, abbiamo messo a punto il progetto e poi abbiamo cercato un paio di soci che ci dessero un po' di liquidità per poter partire. Quali canali hai utilizzato? Allora, abbiamo cercato di utilizzare canali di finanziamento bancari o fondi. Non è stato per niente facile, il momento è bruttissimo. Quindi, primo canale, le nostre risorse personali, di tempo, di disponibilità e di impegno. Secondo canale, sicuramente un po' di investimento attraverso dei soci, avendo costituito una società, che sono entrati perché credono in questo progetto e reputano che il nostro progetto possa andare avanti e avere successo. Quali ostacoli hai trovato per la sua realizzazione? Dal punto di vista dello sviluppo del progetto non abbiamo avuto grosse difficoltà, avevamo le idee abbastanza chiare, avevamo le competenze interne molto skillate sull'oggetto che dovevamo realizzare, abbiamo trovato molta disponibilità anche da parte dei soggetti che abbiamo coinvolto per sperimentare il servizio. Diciamo che la difficoltà maggiore che si incontra paradossalmente è la sproporzione tra la semplicità dell'idea, lavorare con un appuntamento e l'abitudine alla fila come qualcosa che non può essere risolta. La cosa che più mi manda al manicomio è quando dico noi abbiamo trovato il modo di non fare più la coda e mi dicono se esistesse questo modo l'avrebbero già trovato. Non esiste, la coda è naturale, è come quando piove. La coda non si può eliminare, se ti arriva la gente assieme te la tieni. Non è così, si può eliminare.